Rese Gap, una piccola tradizione sportiva sta nascendo a Lecco? Ma assolutamente sì, mi sembra che la cosa interessante sia quella che la partenza di una gara in montagna è sul lago, è a pochi metri dal lago, e quindi normalmente queste gare che partono invece già in quota, che in qualche modo sono già in un ambiente alpino, partono invece dal cuore della città, ricordando questo connubio molto, molto bello, insomma, tra il lago, la città e la montagna. E quindi in qualche modo speriamo che sia anche portatrice proprio di questo legame che ha, come dire, tante possibilità di essere sfruttato, di essere migliorato, appunto andando dal lago alla montagna. Quindi in qualche modo una corsa che dal cuore va agli estremi, ma che anche dagli estremi ricorda questo connubio molto forte con il capoluogo. Avremo mai il piacere una volta di vedere il sindaco impegnato nella Rese Gap? Mi sto allenando, diciamo così.